Ad Agrigento, al Palazzo Filippini, conferenza di servizi del distretto sociosanitario e all'ordine del giorno vi sono stati la stesura dei piani di zona 2013-2015 e quindi la programmazione delle prossime politiche sociali. Davide Saglia. Al Palazzo dei Filippini si pianificano le politiche sociali ed assistenziali. L'assessorato comunale preposto stamane ha convocato una conferenza dei servizi per fare il punto sulla situazione e programmare i piani di zona 2013-2015. L'incontro è stato anche occasione per conoscere quello che è lo stato attuale dei servizi socio-assistenziali offerti dal comune di Agrigento alle fasce di cittadinanza più deboli. Entro il 31 marzo 2014 noi dobbiamo presentare la programmazione dei piani di zona 2013-2015. Vi è stata una somma stanziata che poi verrà distribuita. Qual è l'entità di questa somma? 2 milioni rotti, insomma. Adesso io non ho l'appunto qui, quindi circa 2 milioni, che però verranno distribuiti ovviamente, perché adesso avremo i subambiti e quindi verranno distribuiti in tre tranche a ciascun capofila di ciascun subambito. Qual è la situazione di Agrigento riguardo l'assistenza sociale? Sicuramente la situazione esistente nella nostra città, come penso ormai un po' in tutti i comuni d'Italia, è molto difficile e complessa, considerato che il disagio economico, il disagio sociale delle nostre famiglie è in crescita. Fronteggiare quelle che sono le emergenze presenti nel territorio non è facile, non è semplice, perché le risorse non sono tante. Le richieste sono tantissime, per altro verso, e sicuramente la strada da seguire è quella del distretto sociosanitario, perché lì abbiamo dei finanziamenti, abbiamo delle somme, bisogna però individuare quelli che sono i progetti da programmare, da presentare per poter usufruire di questi finanziamenti, per non perderli e per poter dare dei servizi ai disabili, ai minori, agli anziani, agli immigrati. Oltre agli amministratori e ai funzionari degli affari sociali dei comuni del distretto sanitario D1, presenti anche i rappresentanti degli enti che operano nel campo assistenziale e il distretto sanitario dell'ASP di Agrigento. Il ruolo dell'ASP è sempre quello dei precedenti piani di zona, quello di collaborare con le proprie forze umane e i propri servizi alla realizzazione di questi servizi sociosanitari. Ricordo che il distretto è formato da 11 comuni, quindi un bacino abbastanza grande di popolazione, e oggi è il primo passo per vedere i reali bisogni e i nuovi bisogni che si sono andati a creare in questi anni per realizzare dei servizi specifici. Rispetto agli altri anni sicuramente la situazione è in aumento, la situazione di emergenza, ma qual è lo stato dei fondi? Allora, noi lavoriamo con dei fondi che ci gira lo Stato tramite la Regione e poi arrivano in proporzione alla popolazione, quindi i fondi ci sono. Il problema è capire quali sono i reali bisogni della popolazione. Che so, anni fa era più preeminente l'esigenza degli immigrati, adesso c'è le nuove povertà che avanzano, ci sono molti dei nostri concittadini che hanno un livello sociale, anche se pur impiegati, pur avendo un reddito fisso, non vivono comunque quello che vivevano qualche anno fa, quindi dobbiamo vedere tanti punti di vista, vedere i bisogni per realizzare e dare una mano, un aiuto.